Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti alla prima domenica di Quaresima con la memoria di San Valentino, la preghiera per tutti i santi. Questa domenica è importantissima nell'anno liturgico e nella nostra vita cristiana, perché mercoledì scorso è incominciato col giorno delle ceneri il tempo quaresimale, tempo di penitenza ma anche tempo di grandi grazie, se solo lo facciamo con generosità, se lo facciamo bene. Il Vangelo ci presenta quel passo a tutti ben noto della tentazione di Gesù nel deserto. Questo fatto avvenne all'inizio della vita pubblica di Gesù, potremmo dire che anzi precede quella vita pubblica di Gesù che si concluse poi con la sua morte sulla croce. Il Signore, prima di incominciare a insegnare, a predicare, a far miracoli, ha voluto ritirarsi dal mondo, come se 30 anni di silenzio a Nazareth non gli fossero bastati. E ha voluto passare 40 giorni nel deserto della Giudea, nella solitudine, separato dagli uomini per poter essere meglio unito a Dio e praticando per 40 giorni il digiuno. Non a caso il Signore praticò il digiuno, perché di già nell'Antico Testamento noi vediamo, e lo vedremo in una domenica successiva di questo tempo, come già l'Antico Testamento fu consacrato dal digiuno. Quando Mosè ricevette la legge e i comandamenti di Dio sul monte Sinai, lo ricevette da Dio dopo 40 giorni di digiuno. E il profeta Elia passò in digiuno lo stesso periodo, recando al monte Horeb, per la sua testimonianza della fede nel futuro Messia e nella legge di Dio. Quindi dopo Mosè e Elia anche Cristo consacra la nuova legge, la legge della grazia, della carità, il Nuovo Testamento, con questi 40 giorni di digiuno. Aveva bisogno Gesù Cristo di digiunare per essere più vicino a Dio? Aveva bisogno Cristo di ritirarsi nel deserto, nella solitudine, per essere più vicino a Dio? No. No, perché Cristo è l'uomo Dio. In Lui, nella sua unica persona divina, sono uniti l'umanità e la divinità. Sempre il Signore vedeva il Padre suo. E allora, perché ha voluto separarsi da tutti gli uomini e digiunare così a lungo? Non per se stesso, ma per noi. Lo stesso motivo per cui passava la notte in preghiera, ritirandosi dagli uomini e solo con Dio pregava. Non lo faceva per sé, ma lo faceva per noi. Io vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io, così facciate anche voi. E allora questa preghiera, questa solitudine e questo digiuno di Gesù sono un esempio per noi cristiani, che dobbiamo imitarlo. E infatti questo tempo di Quaresima che ci separa dalla Pasqua sono per l'appunto 40 giorni di digiuno, anche se non molto imperfetto e limitato rispetto a quello assoluto del Signore, per imitare Gesù nell'esempio che Egli ci ha dato. Ritirandosi nel deserto però il Signore trova non solo Dio, che è se stesso poi, ma trova anche il demonio. Il demonio, e anche questo il Signore lo permette, per esempio, nei nostri confronti. Se il demonio non ha avuto timore di tentare persino il Figlio di Dio, egli non sapeva con certezza chi fosse Gesù, lo sospettava solo. Se il demonio quindi ha avuto l'ardire di tentare persino Cristo, e di tentarlo nel deserto, e di tentarlo dopo 40 giorni di digiuno, stiamo pur certi che tenta anche noi, che non siamo il Figlio di Dio
e che non siamo muniti di queste due armi che servono proprio per combattere il diavolo. Come disse Cristo, questo genere di demoni non si vince che con il digiuno e la preghiera. Ebbene, nonostante questo, il Signore ha voluto essere tentato, affinché noi capiamo che la vita dell'uomo sulla terra è un combattimento continuo fino al momento della vittoria, quando entreremo, Dio piacendo, nel cielo. Ma prima d'allora dobbiamo meritarlo e uscire vittoriosi in una battaglia insidiosa e costante. Tre sono le tentazioni del demonio che ci racconta il Vangelo. Tutte fatte sono sotto apparenza di bene, addirittura con la citazione della Bibbia. La prima è una tentazione di trasformare le pietre in pane. Questa tentazione include tutte le tentazioni degli uomini di desiderio delle cose terrene, e quindi anche quei vizi capitali che sono prima di tutto la gola, poi la lussuria e infine l'avarizia, cioè la bramosia dei beni e delle ricchezze di questa terra. Il Signore ci insegna a distaccarci da tutte queste cose con la mortificazione, il digiuno, la castità, l'elemosina, come vedremo. La seconda delle tentazioni è la vanagloria, la terza è la superbia, perché il demonio è superbo. E il demonio con le sue tentazioni voleva rendere Cristo non come Cristo, voleva renderlo come l'anticristo, quel Messia che si immaginavano tanti giudei, un Messia tutto terreno, che gli avrebbe dato solo la gloria e il potere terreno, mentre il vero Messia, quello voluto da Dio, doveva giungere alla sua vittoria mediante l'umiliazione della croce, l'obbedienza, l'immolazione sul Calvario. Tutto l'opposto di quello che Satana proponeva al Signore. Il Signore rifiuta le cose di questa terra, la gloria di questa terra, i beni di questa terra, e abbraccia coraggiosamente la croce. Lo spirito del mondo e lo spirito di Gesù sono in opposizione. Allora questo tempo quaresimale, a imitazione di Cristo, ci deve far praticare, come vi ho detto, tra le altre cose, perché ci è chiesto un rinnovamento di tutta la nostra vita spirituale, tre pratiche che sono raccomandate dalla Sacra Scrittura: il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Vediamole brevemente. E prima di tutto il digiuno. Dopo le riforme del Concilio sono rimasti due soli giorni di digiuno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Mentre invece la Chiesa ha sempre fatto seguire al cristiano, al battezzato, il modello di Gesù Cristo, digiunando come lui 40 giorni e 40 giorni quaresimali, quindi tutti i giorni di quaresima tranne le domeniche. E in questo, in più, l'astinenza della carne, una volta era durante tutto il tempo di quaresima, la carne, i latticini, eccetera, adesso è limitato il venerdì, il sabato, il mercoledì delle ceneri e il mercoledì del quattro tempi. Questa pratica del digiuno è andata quindi scomparendo, quando invece avrebbe avuto bisogno di aumentare, perché i peccati degli uomini crescono sempre di più. Non sono solo più i peccati individuali che noi commettiamo, ma ancora di più i peccati pubblici, perché ormai il peccato diventa legge, il peccato viene dichiarato bene, il rifiuto di Dio è ormai ufficiale e pubblico. Quando Dio mandò il profeta Giona alla città di Ninive, che come le grandi città pacane era praticamente un ricettacolo di ogni sorta di peccato,
profeta Giona annunciò il castigo di Dio. E allora ecco che loro fecero penitenza, digiunarono tutti, persino gli animali fecero digiunare. Digiunarono, si misero il cilicio, gridarono verso il cielo. E Dio ebbe pietà di loro e non li castigò. Non li castigò perché fecero penitenza. Ma che penitenza facciamo noi? Nessuna. E noi vediamo che la penitenza è totalmente scomparsa dall'orizzonte del cristiano. E allora, se non facciamo penitenza, cosa tratterrà la giustizia di Dio dal suo giusto castigo? E dice Gesù nel Vangelo: fate penitenza, se non volete perire tutti. La penitenza serve a mortificarci, a mortificare il nostro corpo, affinché l'anima, l'intelligenza, la volontà, soprattutto il lume della fede, riesca a comandare il nostro corpo e a farlo lavorare per il bene, mentre invece se non gli mettiamo un freno, proprio con il digiuno e le altre penitenze, succede il contrario, cioè gli uomini si lasciano trascinare dalla loro animalità, dalla loro sensualità e si dimenticano le cose di Dio, le cose del cielo. Allora ecco che non solo per quello che è d'obbligo, ma anche per quello che è il superfluo, in certi periodi dell'anno è bene praticare particolarmente il digiuno e l'astinenza. Però non deve essere solo una pratica esteriore, che allora diventerebbe farisaica. La pratica esteriore del digiuno ha valore ed è benefica se unita a una penitenza interiore del cuore, al dolore dei propri peccati, alla meditazione della passione di Gesù, a un cambiamento sincero della nostra vita, cioè correggere le nostre strade. Andavamo di lì e cominciare ad andare invece da un'altra parte, quindi a tornare sinceramente a Dio, altrimenti è puramente esteriore e non può essere granché gradita al Signore. Dobbiamo poi praticare la preghiera. Vediamo Gesù che si ritira nel deserto, nella solitudine, lontano dagli uomini per essere vicino a Dio. Così bisogna pregare. La nostra preghiera deve avvicinarci a Dio e quindi allontanarci dalle cose, dai rumori e dalle occupazioni delle cose create. Sempre dobbiamo pregare, ma il tempo di Quaresima è il momento per rinnovare la nostra preghiera, meditando soprattutto la passione di Cristo, ma poi anche qualunque altra preghiera. Abbiamo la messa che è propria per ogni giorno, la si può leggere, le pagine del Vangelo, la Via Crucis, misteri del Rosario, oppure anche mutare le nostre preghiere abituali, proprio per unirci alle cose di Dio, anche qui, e staccarci dalle cose della terra. Ed infine l'elemosina. L'elemosina che, secondo le parole della Sacra Scrittura, copre una moltitudine di peccati, ottiene il perdono di una moltitudine di peccati. Con l'elemosina, come con il digiuno, diciamo, ci stacchiamo da questo desiderio eccessivo e disordinato che abbiamo per i piaceri sensibili del corpo. Così, con l'elemosina, l'uomo si distacca dal desiderio dei beni terreni, delle ricchezze terrene. Il Signore ha dato agli uni agli altri, a chi tanto, a chi poco, dei beni materiali. Sappiamo e pensiamo che dovremmo renderne conto. Il Signore ci chiederà che uso abbiamo fatto di questi beni che Egli ci ha dato. E allora cerchiamo di usarli bene. Qualcuno dirà: ma io non so come farla questa elemosina, questa carità verso il prossimo bisognoso, perché ci sono tanti professionisti della questua che si rischia di dare magari a dei delinquenti piuttosto che a dei veri bisognosi. Certo, non è sempre facile, ma capita a tutti di trovare un amico che è in difficoltà, un conoscente che ha bisogno di un aiuto. In quel momento è bene essere loro vicini, prima di tutto facendo elemosina del nostro tempo.
di dedicare un po' di tempo a quel malato, a quella persona che ha bisogno di essere ascoltata, a quella persona che ha bisogno di un consiglio, a quella persona che ha bisogno di essere incoraggiata verso il bene. Sono le opere di misericordia spirituale, e poi ci sono le opere di misericordia corporale, di poter soccorrere anche concretamente nei bisogni quotidiani, e questo darà un vantaggio non tanto per gli altri ma anche per noi, perché ci fa usare bene dei mezzi e dei doni che Dio ci ha dato e ci distoglie un po' dalla bramosia e dall'attaccamento alle cose terrene e attira su di noi la misericordia di Dio. Una cosa che è difficile, lo so, specialmente in questi tempi, ma lo dico anche perché queste mie parole sono ascoltate un po' ovunque. Per esempio, conosco in questo periodo, soprattutto così difficile per tanti, delle persone che soffrono molto perché non hanno la dignità di un lavoro e pensano loro devono pensare alla loro famiglia, e senza loro colpa, col desiderio di lavorare, e purtroppo non ce l'hanno. Per cui faccio un appello anche a coloro che hanno la possibilità di dare un posto di lavoro a qualcuno, di trovare un posto di lavoro a qualcuno, e può anche parlarne con il sottoscritto, che ci sono delle persone che non desiderano altro che lavorare e non ne hanno la possibilità. Ed è un'angoscia profonda questa, e dobbiamo cercare di cooperare alla Divina Provvidenza. Anche questa è un'opera che può essere molto, molto grata a Dio nel tempo quaresimale, da unire al digiuno e alla preghiera. Ed infine qualcuno penserà: ma se io prego, se io digiuno, se io sto lontano dai piaceri di questa terra, eccetera, la mia vita diventa di una tristezza sconfinata e quindi non c'è più nessun divertimento. E invece non è così. Sia perché non è vietato dalla religione, naturalmente, qualche onesto e lecito divertimento durante l'anno, ma persino anche il tempo di Quaresima, anche se sarebbe bene e utile diminuire, tante volte perdiamo tanto tempo con spettacoli e computer, eccetera, diminuire, tagliare questo tempo sarebbe molto utile, e digiunare anche lì. Ma soprattutto perché, vedete, è vero che noi non possiamo privarci di tutto, che l'uomo ha bisogno di riempire il proprio cuore con qualche cosa che ci renda felici, ma che cos'è che rende veramente felice un cuore? Le cose del mondo danno un'apparenza di felicità all'inizio, ma poi dopo uno gli resta l'amaro in bocca. E invece le cose di Dio, che all'inizio implicano una certa difficoltà, alla fine danno una vera contentezza. Per cui San Paolo, nell'epistola di oggi, nel descrivere il cristiano, dice: noi sembriamo tristi e invece siamo pieni di gioia. Sembra che non possediamo nulla e invece siamo ricchissimi. Ecco, questo, se un vero cristiano è così. Ovvero sia, dobbiamo capire che se noi rinunciamo a qualcosa del mondo, troveremo Dio, e se troviamo Dio, quando gli si vuole veramente bene e quando lui viene e tocca la nostra anima e il nostro cuore, allora ecco che si è profondamente consolati. Per cui il cristiano non è una persona triste, è una persona arida, è una persona che si priva di qualunque gioia su questa terra. Tutto al contrario. Malgrado le pene di questa vita, se noi amiamo veramente Dio, siamo le persone più felici di questa terra, nell'attesa di essere eternamente felici in cielo. I mondani invece, che cercano i loro piaceri nelle creature dimenticandosi di Dio, cercano di essere felici e sono sempre profondamente infelici. E l'esperienza, non temo che l'esperienza mi smentisca, perché so benissimo che è così. Allora non cerchiamo la felicità dove non c'è, come dice la Sacra Scrittura, si lamenta in Dio dicendo: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva,
per scavarsi delle cisterne screpolate che non sono capaci di contenere l'acqua. Ebbene, tanti uomini sono così. Abbandonano Dio, che sarebbe la loro felicità, e pensano di trovare la felicità dove non c'è. La cercano dove non c'è, non la cercano dove c'è. Rinunciare alle cose terrene ci fa scoprire qualche cosa di più prezioso e di più bello, che è quel grande tesoro che è il Dio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.